Tutti nella vita commettiamo degli errori, ma a volte questi errori possono essere davvero costosi. Vi è mai capitato di combinare un disastro e fare un danno di migliaia di euro? Il mio record personalmente è stato di 800 euro, quando ho fatto cadere l'iPhone di mia madre direttamente nel gabinetto. Sì, devo ammettere che lì me la sono vista davvero brutta. Dunque fatemi sapere anche voi nei commenti qual è stato l'errore più costoso che abbiate mai fatto. Un multimilionario inglese chiamato Zahid Khan ha assistito alla scena più dolorosa della sua vita: vedere la sua Ferrari distrutta per ordine della polizia. Si trattava di una Ferrari 458 Spider, dal valore di circa 250.000 euro. L'auto sarebbe finita in discarica perché era stata dichiarata rubata, quando in realtà non era assolutamente vero. Alla fine il proprietario è tornato in tribunale con i documenti che dimostravano tutta la regolarità, però la polizia aveva già provveduto con la distruzione e ormai non si poteva fare più niente. Io sono una persona molto tranquilla, ma se vedessi la mia supercar distrutta in questa maniera, non lo so cosa farei con quei poliziotti. Tutti i negozi di telefonia di solito mettono i loro telefoni su questi ripiani e per proteggerli dai ladri vengono inseriti dentro questa teca di vetro. Però oltre a proteggerli dalle persone, bisognerebbe anche assicurarsi che l'espositore da parete sia sempre stabile. In questo caso qualcosa sembra essere andato storto e circa 180 telefonini sono stati danneggiati. Considerando che uno smartphone di media costa circa 400 euro, beh, qui il danno ammonterebbe a oltre 70.000 euro. Ora però qualcuno dovrà pur chiamare il capo. E scommetto che non sarà per nulla felice. In pochi secondi un ragazzo di 12 anni in visita a una mostra a Taipei ha messo male un piede, ha perso l'equilibrio e per non cadere ha cercato un appoggio con la mano. Peccato che proprio lì ci fosse la tela del 600 di un pittore italiano chiamato Paolo Porpora. Come si vede nel filmato, il ragazzo teneva in mano un bicchiere con una bibita, quindi quando è inciampato con l'altra mano ha cercato un sostegno per non cadere. Questo quadro sembrerà pure un giochino, ma in realtà il suo valore è di circa 1 milione di euro. Fortunatamente non sarà la sua famiglia a pagare il danno, bensì la compagnia di assicurazione. C'è poco da fare, ormai al giorno d'oggi tutti ci facciamo i selfie, solamente che in certe situazioni bisognerebbe stare un po' più attenti, altrimenti si rischia di fare un danno di 200.000 dollari. Questo è proprio quello che è successo in una galleria d'arte di Los Angeles. Come si vede dal filmato, la donna si appoggia su un'installazione per scattare la foto, innescando un effetto domino che fa cadere rovinosamente tutta una colonna di sculture. Ora immagino che la signora passerà un brutto guaio. Ovviamente la colpa non era solo sua, anche perché questi pezzi d'arte non erano nemmeno protetti da una teca di vetro. La Costa Concordia, dal valore di 450 milioni di euro, come ben saprete, è affondata nel 2012. Il naufragio è stato causato per colpa del capitano Schettino, che volendo fare una manovra estremamente pericolosa, alla fine ha fallito. Infatti alle ore 21.45 urtò uno scoglio situato a circa 500 metri dal porto dell'isola del Giglio, provocando uno squarcio di 70 metri nello scafo. L'incidente ha causato la morte di 32 persone e il parziale affondamento della nave. La Concordia risulta essere la nave passeggeri di più grosso tonnellaggio mai naufragata. Certo che però a volte quando si vuole rischiare troppo, alla fine si fallisce quasi sempre.